Questa è la faccia emozionata e commossa di chi è riuscita finalmente ad ottenere il biglietto stampato e ufficiale, ragazzi, stiamo andando in Australia. In questo momento siamo all'interno dell'aeroporto di Bali e io ho appena finito tutta la fase controlli e sto per iniziare la fase imbarco per Perth. Anzi, fatemi vedere, appunto, sono al gate 8 e in realtà avrei voluto documentare veramente minuto per minuto tutti i passaggi del lasciare l'Asia, lasciare Bali e tutta la fase, insomma, aeroporto, Australia. Però diciamo che insomma le disavventure Muller continuano, persistono e resistono. In pratica avevo postato su un gruppo Facebook, appunto, avevo bisogno di un driver che da Canggu mi potesse accompagnare in aeroporto, avendo un volo la mattina molto presto alle 7 e quindi non avendo la certezza di poter utilizzare Grab e le varie applicazioni. E in uno di questi gruppi di balinesi, appunto, mi ha risposto una ragazza, mi ha consigliato un nominativo, mi ha passato un contatto, detto questo è il mio driver, insomma, andrai di fiducia, te lo consiglio. La ragazza Simona, che salutiamo se sta guardando questo video, è tra l'altro anche una ragazza di Foggia, quindi c'è cioè, quante possibilità nel mondo avevo di incontrare in un gruppo balinese su Facebook una ragazza di Foggia che consigliava a me di Foggia il tassista. Comunque, mi accordo con questo tizio via WhatsApp, quindi ero un po' incredula perché dico: ma questo verrà a prendermi, il mio gate, verrà a prendermi, non verrà a prendermi, mi posso fidare? Poi dico: vabbè, proviamoci, insomma, abbiamo provato tanti in questo viaggio, proviamo anche questa. Appuntamento alle 4 e mezzo al mio ostello, in teoria in mezz'ora di tempo, 5 del mattino, dovevo arrivare in aeroporto, perché senza traffico da Canggu all'aeroporto, volo international, sarebbe stata una mezz'oretta, 40 minuti, perfetto. Sto tizio alle 4 e mezzo mi manda un messaggio, mando un messaggio, faccio: ma dove stai? E lui mi dice che praticamente fa tardi perché gli si è rotta la macchina a 10 minuti dal mio ostello, quindi non si sa come, è dovuto ritornare indietro, cambiare macchina, sarebbe venuto a prendermi per le 5, traffico permettendo, 5 e mezzo, 6 meno un quarto sarei arrivato in aeroporto. Io lì veramente, ragazzi, ho avuto uno shock, una cosa che ho detto: ma cioè, penso di aver bestemmiato in tutte le lingue del mondo, perché veramente l'unico volo che non potevo permettermi di perdere, l'unico volo che veramente doveva essere tutto fatto preciso e perfetto, era questo per l'Australia. E tu che cazzo fai? Vai a rompere la macchina? E poi non lo so in realtà, vedere dove devo andare. Perto 8 di qua. Non lo so in realtà se è vera sta storia della macchina, che poi sono uscito con la storia che stava a cena dagli amici, ha finito di lavorare a mezzanotte, mezzanotte e mezza, è andato a cena da un amico italiano di Bari, non ho capito se a Bali l'amico era di Bari o era una battuta, non lo so. E stava a mangiare gli spaghetti, cose, insomma, questo ha guidato senza aver dormito. Facciamola breve, questo tizio viene a prendermi alle 5 del mattino, corre come un pazzo, ci mettiamo ben 25 minuti per raggiungere l'aeroporto. Io sono arrivata in aeroporto che ero così. Comunque, arrivo in aeroporto a mezz'ora dalla chiusura del drop-off, lascio il mio bagaglio, vado a fare i controlli, controllo passaporti, ora sono qua che mi sto imbarcando e l'emozione è fortissima. Tra l'altro mi sto anche godendo l'alba e di fronte a me c'è la seconda statua più grande del mondo, credo sia la seconda. Comunque, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Sto per prendere il famosissimo volo per l'Australia. Sto per imbarcarmi al gate 8, partenza da Bali per Perth. E speriamo che le disavventure siano finite e che non mi ritroviate a Airport Security, bloccata italiana. Vabbè, io vado, sono molto molto emozionata. Farò un video di raccolta emozioni perché in questo momento non riesco a trovare proprio le parole per descrivere quello che sto provando. Non si può.
quello che sognavo, perché sono in aereo, quindi ci siamo, è fatto. Sarò presto in Australia. Non è certo il passare i controlli in Australia, però almeno ci arriviamo, no? Piace raga, anche per quest'anno dovete aspettare, non vi vedrete Airport Security. Sono uscita vincitrice, mi sono pure innamorata ovviamente del tizio della security. Ora prendo uno Uber, ora prendo un taxi, vado a stendermi su un letto perché sono veramente stanca. Bene ragazzi, doccia fatta, zaino disfatto, sono nella mia nuova casa a Perth e adesso andrò a fare un bel giro e vedere un attimino com'è la situazione. No ragazzi, sta piovendo, quindi non vado proprio da nessuna parte, resterò a casina. Vabbè, welcome back to UK. E niente raga, dopo un mese nel sud-est asiatico, veramente con un caldo micidiale, sempre in costume, si vede pure che sono pure tutta abbronzata, sono arrivata a Perth e mi sembra di essere tornata nel Regno Unito, nel senso che sono andata a fare una doccia, ho detto ah, ora esco, vado a fare una passeggiata, vado al parco, e invece no, è arrivata la pioggia e adesso per uscire di casa sto uscendo addirittura con la felpa. Allucinante, però vabbè, adesso è finito di piovere, sono uscita e sto cercando di raggiungere, credo, il supermercato più vicino. Vorrei comprare qualcosa, tipo anche lo shampoo e il tè, perché comunque un buon tè caldo ci vuole, qualcosa da avere in casa. E alle 4 conoscerò Teo e quindi in teoria dovrei avere, diciamo, più info riguardo a Perth. Dove andare, cosa fare, soprattutto domani dovrei cercare di aprirmi di aprire il conto in banca, sistemare il mio curriculum, attivare la Medicare, fare il TFN, ci sono un botto di cose, però in generale adesso farò questa passeggiata al freddo di Perth. E niente, era giusto un update su quando tu ti aspetti vado in Australia, sole, caldo, no, fa un freddo bestia, forse perché siamo ad ottobre. La primavera sarà stata rigida qua, che ne so, mancano 2 mesi all'estate, oggi mi sembra autunno, però vabbè, andiamo a fare sta spesa. Oh, metti la mano davanti proprio. E niente raga, peggio dei monsoni in Asia, sono andata a fare la spesa, che poi grande spesa, ho comprato i biscotti, i cookies e il tè proprio per la colazione, per la merenda, per, insomma, ci vuole sempre un Earl Grey dei cookies. E poi ho comprato un peanut butter perché ho bisogno di proteine, però poi mi sono dimenticata dove me lo spalmo sto peanut, dovevo comprare le banane, però vabbè, vorrei fare la spesa in questi giorni, cioè vorrei aprirmi un conto in banca, trasferire tutti i soldi e finalmente utilizzare i dollari. Diciamo che sono in Australia da 3 ore, 4 ore, non è che posso pretendere di aver fatto chissà cosa, anche perché non ho più pallida idea di dove sono e quanto dista la banca più vicina, dove è il centro, e sinceramente non mi interessa, perché oggi me la voglio vedere così, facendo quello che mi viene di fare, allora che mi viene di farla. Quindi sono uscita dopo la pioggia per questa passeggiata, ho comprato le mie 4 cretinate e adesso sto facendo un giro in questo parco che mi ricorda tantissimo, proprio tantissimo, la mia Inghilterra. E infatti mi sembra di essere tornata a casa, solo che siamo ad ottobre e qui è tipo primavera, mentre l'ottobre a Birmingham è freddissimo. Questa è una cosa positiva. Quindi per ora è l'Inghilterra col sole che mi aspettavo, ma ripeto, sono qua da pochissime ore, quindi non mi permetto proprio di dare giudizi e altro, però insomma condivido sempre come quello che penso. C'è anche un cagnolino che è venuto a farci compagnia. Ehi, ciao amore, vuoi salutare i ragazzi di YouTube? Dove sei? No, guardatelo, piccolo, ciao, guardate che carino. Thank you.